Il weekend invece appena trascorso è stato definito appunto un weekend stupefacente. Qui due diverse operazioni che vi hanno visto impegnati sul territorio. Sì, in ambito autostradale, prima sabato sera e poi domenica abbiamo effettuato, diciamo, due operazioni che hanno portato al recupero di oltre 8 kg di marijuana e più di 800 grammi di cocaina. In particolare il sabato sera è stato effettuato un controllo ad un veicolo che procedeva in carreggiata nord, quindi verso Firenze, all'altezza di Montepulciano. Il conducente, insofferente al controllo di polizia, dava magari segno sicuramente ai nostri operatori, che sono professionalmente molto preparati, segno di adito ad un approfondimento nel controllo. Effettivamente la professionalità dei colleghi di Battifolle ha fatto sì che, guardando all'interno del veicolo e notando giusto una vite messa male sul pannello della cassa dello stereo, hanno fatto pensare a un ulteriore approfondimento. Guarda caso, dietro la cassa dello stereo c'erano 800 grammi di cocaina. La persona è stata ovviamente arrestata e adesso sta in carcere a Siena. La notte invece, tra domenica e lunedì, un'altra pattuglia ha pensato di controllare un taxi spagnolo. I taxi non sono, a dire il vero, nelle nostre statistiche dei veicoli così controllati frequentemente. Taxi spagnolo che veniva da Barcellona, diretto a Napoli. Anche qui la persona trasportata, italiana in questo caso, napoletana, non sembrava particolarmente sereno al controllo di polizia, e allora anche qui gli operatori hanno approfondito il controllo del veicolo e dentro il bagagliaio una valigia, dentro la valigia 8,5 kg di marijuana. E quindi anche questa volta la persona è stata associata alle carceri di Arezzo. La cosa aveva in tasca un biglietto per il pullman da Barcellona a Napoli, poi invece evidentemente ha cambiato idea e ha pensato di prendere una macchina, brutta pensata, specie passare da Arezzo. Vai. Professore, è stato un weekend importante per il contrasto allo spaccio di droga. Arrivati nel territorio aretino, due operazioni distinte, due arresti da parte della stradale di Battifolle. Sì, esatto, abbiamo testé commentato, e lo devo dire con grande piacere, con soddisfazione, l'ennesima attività di pregio nel contrasto agli stupefacenti e alla criminalità in genere, che vede protagonista la sezione di polizia stradale di Arezzo e la sottosezione di Battifolle nella fattispecie. Abbiamo descritto due attività peraltro simili ma dettate da circostanze diverse, dove si denota comunque una grande applicazione, una professionalità e veramente un intuito che accomuna questi equipaggi, ripeto, perché queste, come voi ormai avete modo di poter riscontrare da anni, non sono attività episodiche ma si inseriscono in un'attività di contrasto che continua e continua a dare ottimi risultati. È evidente che il mercato della droga, al di là di quelli che sono gli interventi sul territorio, è effettivamente un mercato in continua evoluzione e direi anche in continua espansione, come ahimè possiamo registrare su tutto il nostro territorio.